Fabrizio Fracassi, nuovo sindaco di Pavia, qual è la prima emozione, il primo commento? L'emozione è ritornare in questo palazzo dopo 5 anni che io non c'ero più, venire qui come vincitore, e questo è sicuramente importante. E l'emozione forte è anche che ricordo quando nel 93 sono entrato per la prima volta come consigliere, che come Lega avevamo vinto le amministrative da soli con tutto il resto del mondo. E quindi la sensazione è quella, aver riportato la Lega a un certo livello, di conseguenza con un grande risultato, aver portato tanti ragazzi, aver fatto una bella squadra. Ringrazio, e questo è sicuramente importante, dei consigli che mi sono stati dati da parte di tante persone per la città, il calore che mi è stato fatto, perché il 93 lo ricordo perché ho visto le stesse emozioni da parte delle persone, persone che non conoscevo, che mi fermavano, mi stringevano la mano e mi dicevano: andiamo avanti perché ce la facciamo, siamo sicuri di vincere. Il risultato naturalmente conferma tutto questo. Tante persone ci stanno seguendo in questa lunga maratona elettorale, tanti cittadini di Pavia città. Qual è l'impegno che vuole prendersi, visto che ci stanno seguendo in diretta? Noi l'impegno l'abbiamo fatto dalla presentazione delle nostre liste. L'impegno è quello di ricreare attorno a un quadro stupendo che è la città di Pavia, la cornice ottimale. Quindi decoro urbano è la prima cosa sulla quale vogliamo lavorare. L'unico punto di domanda, a quanto pare, è il fatto che ci sia ancora prolungato per un determinato periodo un contratto per quanto riguarda il verde. Dovremmo approfondire, però su questo ci voglio giocare profondamente e far ritornare questa città diciamo, ai livelli che si merita. Senza fare polemiche naturalmente, però se arrivati agli ultimi posti a livello nazionale, questo non mi piace. È una città che si merita molto, è una città che ha tante bellissime cose che noi vogliamo far conoscere.